Scanzi lo conosco perché lo vedo in televisione, ma non lo conosco personalmente, né ho avuto modo di conoscerlo durante la vaccinazione perché in quel momento non c'ero. Lui era stato segnalato dal medico di famiglia, quindi qualche cosa, qualche condizione minima era presente perché in sostanza lui è stato presentato come figlio unico di genitori che in qualche modo hanno patologie a rischio per il Covid. Quindi in alternativa c'era il nulla, cioè dire io non avevo altri nominativi, altrimenti come ho fatto altre volte avrei chiamato altre persone, avrei fatto chiamare altre persone. Se dovessi tornare indietro. Se dovessi tornare indietro, io insomma, temporeggerei, cioè, temporeggerei ulteriormente, anche se devo dire che Scanzi è stato chiamato quando la lista era ormai finita, c'erano lui e un'altra persona, sono state chiamate entrambi. Dopo circa, lui Scanzi dopo un mese e passa, quest'altra persona dopo circa una settimana. Noi abbiamo fatto delle liste cartacee fino a questo momento perché mancava, devo dire la verità, mancava una prenotazione online di queste riserve. Scanzi parla di una lista verbale, ma la lista verbale non esiste. Esiste una lista cartacea fino a questo momento, o meglio, fino a qualche giorno fa, perché nel frattempo la ASL ha messo in piedi un sistema di prenotazione online. Questo vuol dire che noi abbiamo inserito lo Scanzi in questa lista, ma dal 21-22 febbraio, non ricordo bene la data, al 20 marzo, quando lui ha fatto la vaccinazione, al 19 marzo, è passato circa un mese, quindi non è che abbiamo chiamato automaticamente. Lui è andato in coda a questa lista, dando una priorità ad altre persone che via via sono venute all'interno di questa lista stessa. E poi, se c'è un'indagine, vediamo l'ASL che cosa verificherà alla fine. Mio parere personale, secondo me ci sono altre categorie che potrebbero usufruirne prima. Però queste sono scelte, come sa, di tipo politico e sono scelte che sono più alte, diciamo, di quello che è il mio livello, per cui io faccio eseguo, cioè faccio quello che mi dicono di fare. Io avrei messo subito in una condizione di sicurezza gli ultraottantenni. Noi stiamo in qualche modo avendo un po' di difficoltà da questo punto di vista. Come sa, gli ultraottantenni sono qui in Toscana, sono dati ai medici di famiglia e i medici di famiglia si lamentano che hanno poche dosi, però forse evidentemente ci sono un po' degli aspetti che secondo me potrebbero risolversi a breve, perché ho sentito anche che c'è tutta l'attenzione su questo aspetto e probabilmente la Regione Toscana dovrebbe offrire maggiori dosi in questo momento ai medici di famiglia. Questo si spera, si auspica che si andrà verso questa direzione. Grazie.